cosa differenzia, per cercare anche di capire noi, per esempio, il suo progetto da quello di Nicola Zingaretti? Ma guardi, io voglio ripartire e rilanciare il Partito Democratico senza rancori e nostalgie. Non credo questo che... credo però neanche lui che voglia... Se mi chiede quello rancori, che penso, no, le dico quello che penso. Penso che il Partito Democratico, nella sua prospettiva, non può vivere di rancori. Penso che ci voglia un sano orgoglio per quello che abbiamo fatto e anche una giusta inquietudine per quello che non siamo riusciti a fare. Penso che ci voglia un segretario che fa il segretario e basta, perché di doppi incarichi per fare questo mestiere non se ne può più. E in ogni caso noi non possiamo pensare di avere un segretario che fa più cose, perché bisogna dedicarsi interamente a questo lavoro. E penso che bisogna avere la forza di rilanciare una sfida riformista in avanti, e soprattutto invece... guardando Lega 5 Stelle. Però è divertente quando Renzi una volta veramente ha fatto il suo vero mestiere a cui era deputato, quando nel cortile di Palazzo Chigi si presentò con un carrettino di gelato. Vabbè, quella era una Lì, ecco, finalmente aveva capito il suo mestiere. Andà a vendere gelati. Il problema è uno solo, Martina. Roberto, lascia stare. Io parlo come cittadino di dire questo. Ma non c'è bisogno adesso. Perché bisogna sopravvivere. Di dire queste cose nei confronti. Il programma vero è un altro. Adesso non c'è Renzi qua. Ho capito, non è un amico tuo. No, sono stati. Guardi, io parlo di questo. Cioè, come si sopravvive? Io non credo che sia giusto. Basta vincere. Per prendere il voto in Italia, so cosa farei io. L'unica cosa semplice, avete visto gli incompetenti e gli arroganti? Beh, noi abbiamo gente che almeno sa comprendere, sa leggere un bilancio, gente che capisce che cosa è monte. Queste qua, noi abbiamo gente che è capace. Cosa faresti quindi? Quindi propongo una classe politica competente. Noi abbiamo a che fare con della gente che sta ancora a colorare il filo a bagno. Lei ha Antonelli, questi qua, ma che c'è? Vabbè, Roberto, ma non fanno parte della classe dirigente che importante. Perché no, voglio chiedere questo. Lei ha parlato di governo ombra, ha detto se diventerò segretario proporrò un governo ombra. Penso che sia uno strumento. Ma non è una cosa invece, come dire, già utilizzata nel passato più volte, che non ha sortito quasi nessun effetto? Non è vero, si può fare tranquillamente un lavoro anche attraverso un governo ombra per l'alternativa che sia un'opposizione di competenze agli incompetenti che governano oggi. Se noi avessimo un ministro ombra alle infrastrutture alternativo a Toninelli, ogni santo giorno si vedrebbe la differenza abissale che c'è tra gente che studia e quando parla sa di cosa sta parlando e ministri che non sanno onestamente da che parte prendere i problemi. Allora, scusate, vi devo fare le ultime due domande.